Siamo qui con Paolo Iannacci. Ciao Paolo! Ciao! Allora, intanto raccontaci le emozioni che hai vissuto finora in questo tuo primo festival di Sanremo in gara. Emozioni forti, perché sono sempre forti, perché ogni volta che scendo da quella scala sento veramente un'attenzione incredibile e io mi emoziono, e vado un po' insieme, però insomma cerco di rimanere concentrato e fare una performance migliore possibile. Senti, questa emozione è passata tanto anche grazie alla tua canzone Voglio parlarti adesso, dedicata a tua figlia. Ci racconti qualcosa in più su questo brano? È un brano che abbiamo scritto a otto mani con Andrea Bonomo, Emiliano Bassi, Maurizio Bassi, che è il mio produttore, e ci ha coinvolto tanto dal primo momento della scrittura, perché io e Andrea avevamo due bimbe piccole di 5-6 anni, padre e un figlio che lavorano insieme, un altro giovane uomo che cerca di avere a sua volta un figlio in quel momento, e quindi è stata una bella scrittura corale. Questo brano è contenuto in Canterò, nella nuova versione del tuo disco, e c'è anche un altro inedito. Cosa puoi raccontarci di quell'altro inedito contenuto? L'altro inedito è una poesia che avevo scritta tanto tempo fa e avevo messo in un cassetto, come spesso facciamo anche noi, no? Scriviamo delle cose che possono essere interessanti e mettiamo via. Mi ero messo a suonare il piano e proprio mi ha chiamato quell'idea che avevo messo giù 20 anni fa, e nel giro di 10 minuti l'avevo messo insieme musica e testo e l'ho fissato. Senti, stasera ci sarà la finale, dopodiché, dopo Sanremo, quali sono i prossimi progetti? I prossimi progetti sono quelli di portare la mia musica live il più possibile, perché è una cosa che mi piace fare di più, e entusiasmare come a volte riesco a fare. Senti, qual è il ricordo più bello che ti porterai nel cuore di questo Festival di Sanremo? Il ricordo più bello è veramente il mio team di produzione che veglia su di me. È veramente, io quando canto ho l'immagine di Emiliano Bassi che è in regia, che mi guarda, Maurizio, il maestro d'orchestra, che mi guarda e mi dirige, Andrea che è dietro che prega che vada tutto bene, Tony Verona, il mio discografico, che anche lì è preoccupatissimo, tutto l'ufficio stampa, insomma.